avuto l'opportunità e quindi anche la fortuna, assieme all'impegno, di svolgere in una città importantissima come Venezia, ma non certo la capitale d'Italia, delle indagini che avessero rilevanza nazionale. L'ho fatto con la colonna veneta delle Brigate Rosse che ho, diciamo, istruito io come giudice istruttore. L'ho fatta con la grande Tangentopoli del 92-93, alla fine con il MOSE, che è stata una delle più importanti inchieste nazionali sulla corruzione. Ecco, questa è stata una grande, diciamo, fortuna, perché pur restando vincolato al territorio che io amo molto, tutto il Veneto, ha dato però l'opportunità di avere, diciamo così, una visione nazionale della giustizia e anche delle sue carenze. La giustizia si afferma nel calvario delle sue sconfitte. Sì, l'ho scritta una ventina d'anni fa nel mio primo libro, perché la giustizia umana è una giustizia fallibile per definizione, e poi la storia ci dimostra che i processi più importanti, da quello a Gesù, quello a Socrate, a quello a Galileo, sono stati dei processi che si sono conclusi con delle sentenze ingiuste. Questo significa avere una grande responsabilità, soprattutto per i giudici che giudicano. Questa responsabilità può essere affrontata in vari modi. Secondo me il modo migliore è affrontarla con umiltà. E l'umiltà è, secondo me, figlia della cultura, perché soltanto la cultura ti dà il buon senso di capire quanto siano limitate le tue capacità, quanto tu sia esposto alla possibilità di errore, quanto tu sappia di non sapere e quindi quanto tu debba essere cauto quando incidi su questi diritti primari delle persone. Sono stato considerato un magistrato eretico soprattutto dai miei colleghi perché per primo, ancora 20 anni fa, ho posto all'ordine del giorno dei tabù dei quali però oggi si può parlare liberamente. La separazione delle carriere, per esempio, la cosa più importante, la discrezionalità dell'azione penale, il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, l'esistenza di correnti all'interno del CSM che molto spesso privilegiavano l'appartenenza a un determinato, diciamo, indirizzo ideologico piuttosto che alla competenza. Quando mi hanno comunicato di aver vinto questo premio prestigiosissimo, la prima cosa che ho pensato è: da buon ex chierichetto, domine non sum dignus, cioè, perché a me una bella bottiglia di vino me la sarei bevuta volentieri. Non potrei immaginare di vivere senza vino, senza bere un ottimo rosso. L'Amarone, peraltro, è un vino estremamente da meditazione, è un vino da sorseggiare anche da solo, non solo con gli amici, magari circondato da libri, perché è un'eccellente assistenza allo stimolo delle cellule grigie.